arriva a realizzare tutti quanti i desideri, tutti quanti i sogni, però i suoi. E a chi gli domandava da chi aveva ereditato questi magici poteri, lui non rispondeva, ma in giro si diceva che li aveva avuti in dono una mattina da sua zia Bettina. E allora un giorno il popolo, che era messo male, sperando di ricevere in cambio i suoi favori, lo nomina cavaliere e per questo lui è costretto a comprare un cavallo e a far costruire una stalla nel castello. E poi mette un annuncio: noto cavaliere cerca uno stalliere, e in tanti si presentano persino stranieri, ma lui già sa chi scegliere, ha il fiuto per gli affari. Lui con le sue magie riusciva ad incantare sempre più persone, e il popolo sperava che un giorno avrebbe messo i suoi poteri al servizio di tutto il reame. Ben presto sono in molti che cominciano ad amarlo, inneggiarlo, in cambio di promesse di un posto di lavoro che a quel tempo era raro, più dell'oro, ma lui ce li aveva e li prometteva. E alla sua corte non solo giullari e prestigiatori, ma professionisti, finanzieri, faccendieri, medici, tutti tranne i giudici, che per invidia e gelosia lo facevano spiare, intercettare, indagare, qualche volta persino condannare. E allora un giorno lui decise: divento il vostro re, farò io le leggi e ci libereremo di quei magistrati che non vogliono il bene del reame, e chi è contro il re si sa, è un infame. C'era niente che non sapesse fare, ma il suo forte era comunicare, comandare. E a chi gli chiedeva perché tanti giornali, tante televisioni, per informarti meglio, popolo mio, per fare gli interessi tuoi meglio, popolo mio. La favola continua, ma c'è chi insinua che il finale dipenderà dal popolo, se si sveglierà.